Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Suikoden 5 e dobbiamo andare a Lord Lake. Dobbiamo andare necessariamente a Lord Lake per vedere qual è la nuova situazione e quindi direi che Vicky? No, ok, il teleport per ora non me lo fa fare perché c'è una parte scriptata dove devo andare io a piedi. Va bene, andiamo a piedi allora. Perché dobbiamo utilizzare praticamente la diga che hanno costruito i castori per andare verso Lord Lake in questo frangente. Allora, scendiamo. Ragazzi, sì, muoversi all'inizio è un po' un casino. Non so se ci posso andare con la barca. Credo no, credo che la prima volta io ci debba andare per forza con la diga dei castori. Sono obbligato, mi sa, per la prima volta, perché è di trama proprio. Però poi potremmo spostarci tranquillamente con Vicky o con Log e Loon. Ecco qua, vedete? Il nostro castello è lì. Qui sotto c'è la diga. Ah no, direttamente il villaggio dei castori? No, ma io non voglio andare al villaggio dei castori. Oddio, non so se ci posso andare direttamente con Log e Loon, forse a Lord Lake. Mi ricordo che ci potevo andare tramite la diga. Aspettate un attimo. Ecco qua. Sì, come mi ricordavo, la diga dei castori. Bisogna andarci in barca. Per la prima volta dobbiamo andarci in barca. Perché giustamente ora Raft Fleet, vedete, si trova praticamente sotto il castello. E quindi diciamo che ora il percorso del fiume è diverso. Ecco, ora che siamo usciti dalla diga dei castori, possiamo andare, come potete vedere, direttamente a Lord Lake. Mi ricordavo una cosa simile. Ok. Wow, è tutto così bello. Vedete, ora ci sono altre zone della città che possiamo esplorare. Perché prima non potevamo visitarle. E ci sarà della roba da recuperare. Ce l'abbiamo fatta davvero. Vostra Altezza Reale. Nonno, Goesh. Vostra Altezza Reale, avete dimostrato grande dedizione verso il popolo, non a parole, ma con i fatti. Vi ringraziamo enormemente per aver riportato l'acqua a Lord Lake. Vi saremo sempre debitori, Altezza. Non fraintendetemi, principe. Ancora non abbiamo perdonato Sua Maestà per quel che ha fatto, ma grazie a voi ora conosciamo la verità e sappiamo chi sono i veri nemici, i Godwin e i Burrows. Quindi, se davvero volete combattere questa guerra, Lord Lake sarà al vostro fianco. Non lasceremo che la vostra vita sia messa in pericolo. È così. Lord Rover stesso sarebbe stato onorato di combattere a fianco di Vostra Altezza Reale. C'è ancora gente maldisposta nei vostri confronti, ma faremo del nostro meglio per convincerli, Vostra Altezza. Evviva! Sarà fantastico combattere con voi, principe. Ed è uno. E sono due. E sono tre. Tutti e tre reclutati. Ah, sei qui, Goesh. Tu e gli altri giovani della città dovete aiutarmi. Venite alla clinica. Devo trasportare più cose di quante ne avessi previste. Mi state trasferendo, dottore? Esatto. I pazienti qui sono tutti guariti. Staranno benissimo finché avranno acqua potabile da bere. Principe Joe, credo che abbiate bisogno di un dottore, vero? E allora verrete anche voi al castello, dottoressa Silva? Sì, ho deciso di venire con voi, ma non preoccupatevi per me. Mi basta una stanza con un po' di spazio. Non vedo l'ora di partecipare alla vostra missione.
Grazie, principe Joe. E 4. Colpaccio. Tutta Lord Lake in un colpo solo. Ok, adesso che loro sono tutti reclutati, possiamo farci un giro per la città. Come prima cosa, ovviamente, ci è stato mostrato che da questo lato adesso la città, vedete, è possibile poterla esplorare anche in questa direzione. C'è un oggetto però in particolare che devo recuperare, che non mi ricordo dove si trova, perché non lo so, infatti girerò tondo probabilmente, ora farò un piccolo taglietto e girerò tondo, perché c'è un oggetto da recuperare, ad essere onesti. E sarà un oggetto che tra l'altro ci permetterà di reclutare un altro personaggio, quindi è importante cercarlo ed è importante soprattutto trovarlo. Quindi credo che adesso farò un bel tagliettino, se non riesco a trovare tutto subito, e dopodiché vi farò vedere appunto dove ho trovato l'oggetto che mi interessava e vi dirò anche che cosa serve. Quindi arrivo. Ok, l'ho trovato praticamente subito. Questo era l'oggetto che ci interessava, ovvero il martello d'acciaio. E se ci pensate bene, abbiamo già incontrato un personaggio che brama questo martello d'acciaio. Il martello d'acciaio, un po' come su Shikoden 2 per Tessai, serve a un fabbro. Serve a un fabbro per portare su le nostre armi. E di conseguenza noi abbiamo già conosciuto il nostro fabbro e quindi lo potremo reclutare portandogli in dono questo martello d'acciaio, dato che lui si lamentava del fatto che non poteva lavorare le armi perché non aveva gli strumenti adatti. Ora invece gli strumenti ce li abbiamo. E qui ci sono un sacco di cose che in realtà dovrei anche togliere da un lato. Allora, bonsai lo possiamo togliere. Mi stavo controllando se avevo... non ce l'ho. Mi serviva un altro oggetto per reclutare un altro personaggio, ma credo di poterlo ottenere altrove. Quindi va bene. Non è un problema. Ok. Preso il martello, c'è un'altra persona che dobbiamo andare a reclutare. E ragazzi, inizia il nostro giro di reclutamento matto e disperato. Per cui tenetevi forte e cominciamo subito. Ci vediamo a destinazione. Eccolo qua, qui ce n'è già uno. Norden, vi ricordate? Oh, Vostra Altezza, Lord Lake è davvero rinata. Non riesco a credere che siete riusciti a fare tutto questo, Vostra Altezza. Bah, io non sono altro che un uomo spregevole. Vostra Altezza, siete sicuro di volere uno come me nel vostro esercito? Sono onorato di avere la mia possibilità di lavorare per voi, mio principe. E qui Norden l'abbiamo preso. L'avremmo potuto prendere anche a Raftfleet in realtà, Mi preparo subito. Ci vediamo al castello di Alba, Vostra Altezza. Però lo possiamo anche intercettare qui. Per cui ok, il primo reclutamento è andato. Principe, non aspettatemi. Aiuterò il nonno e la dottoressa Silva a traslocare al castello di Alba. Wow, sei così felice adesso, Toma. Mi sembra chiaro. Se non fossi felice ora, quando mai potrei esserlo? È vero, hai ragione a essere tanto felice, ora che Lord Lake è tornata alla normalità. Scusate se non vi sono stato di grande aiuto, ma almeno sono contento di poter tornare al mio villaggio. Tornare? Che vuoi dire? Beh, dovreste fare un salto al villaggio dei castori di tanto in tanto. Alla maggior parte dei castori non interessano gli umani, ma di sicuro tutti faranno un'eccezione per voi. Ehi, aspetta! Lui ovviamente non era un nostro personaggio, quindi è normale che se ne sia andato. Oh, mi mancherà. E Marron e Toma lasciano ufficialmente la squadra al momento. Noi usciamo da Lord Lake, in questo caso. A questo punto ritorniamo al castello e finalmente lo possiamo fare così. Che bello, che bellezza. Che bellezza. Ok, e c'è un altro personaggio che possiamo reclutare. Un personaggio che tra l'altro
Si trova qui al castello. Si trova al castello e dovrebbe trovarsi. Non lo so e non mi importa. Se non sei un membro dell'esercito Avalanche, togliti dalle scatole. Non è un mio problema se tu non lo sai. Voi siete quelli che se ne devono andare, però. Perché vai blaterando? Che importa a noi di quello che vuoi tu? Oh, altezza, sia prudente. C'è uno strano tipo qui che sta dando spettacolo. Principe Joe, aspetto una spiegazione. Quale spiegazione? Principe Joe, lui è quello che ha dato nuova vita a queste rovine. Eccoli qua. E tu chi diamine sei? Non credo che risponderò alla tua domanda. Potrei chiederlo più tardi allora, Lai. Che significa che il principe Joe ha dato nuova vita a queste rovine? Ma perché la civiltà Cinder attrae sempre tipi strani come questo pagliaccio? Studio queste rovine per un puro interesse accademico. Ah, basta fare tante chiacchiere. Faccio prima a farti vedere. Torniamo alla sala che era sigillata. Molto bene. Esatto, anche Keeley è entrato in squadra. Ovviamente Keeley è una conoscenza per chi ha giocato Suikoden 2, perché, ripeto, qua ci sono tanti personaggi che... ci sono tanti personaggi che già si conoscono da Suikoden 2. D'altronde questo capitolo è un prequel degli eventi dell'1 e del 2. Eccola, ok, posso già reclutarla. Murron, salve principe, spero che stiate bene. Che sto facendo? Oh, è solo qualche piccola riparazione, o meglio, sto solo dando i tocchi finali al mio ultimo progetto. Ci avevo lavorato in grande fretta, perciò c'erano molti dettagli da perfezionare. Mi piacerebbe molto unirmi a voi. Ho sempre creduto che non avremmo dovuto isolarci nel villaggio dei castori. Spero di potervi essere utile. E anche lei si è unito, si è unita in questo caso alla causa. Perfetto. E adesso possiamo andare alla sala inaccessibile. Perché mi sa che era qua che adesso Lorelai e Keeley si univano definitivamente al gruppo. In realtà sarei dovuto andare a liberare Keeley con Lorelai nel party e Cius. Però va bene lo stesso così. Ci sta. Va bene lo stesso. Quindi accetto. Ecco qua. Guardate. Questa è la runa dell'alba. È un sigillo che rappresenta la runa dell'alba. Sua altezza ha la vera luna. Capisco. Quindi è così che stanno le cose. E allora? Sei soddisfatto? No, non sono soddisfatto. Ma è inutile che vi cacci tutti fuori per studiare la cosa. E questo che significa? Quel che è stato è stato. Fantastico. Qualunque cosa dica mi... qualsiasi cosa dica mi irrita. Dalla bocca di quell'uomo non vengono fuori parole, ma calabroni. Ok, Keeley ha lasciato la squadra. Niente, tu ancora l'amicizia non me la dai. Va bene, niente. Io ripeto, mi ricordavo che Zweig e Lorelai si sarebbero uniti in questa occasione. Invece non è stato così. Quindi vabbè, sicuramente si uniranno dopo a sto punto, perché non credo che ci sia... cioè, loro sono personaggi che comunque dovrebbero unirsi di trama in teoria, quindi va bene così. Ok, allora, prossimo passo. Fatemi pensare, perché devo ricordarmi cosa fare. Allora, abbiamo preso Norden, l'abbiamo preso. Ah, dobbiamo andare al campo dei nani, perché adesso abbiamo il martello d'acciaio, quindi possiamo reclutare il fabbro. Finalmente avremo il nostro fabbro a disposizione. Vediamo se ci posso andare col teleport. Spero di sì, in realtà. Spero che adesso il teleport funzioni, perché già siamo stati a Lord Lake, quindi... ecco, esatto. No, fermo. Ecco qua, campo dei nani. Yes. Ah, che bello. Finalmente siamo velocissimi a reclutare. Ok. Tra
l'altro al campo dei nani dovrebbe essercene anche un altro da reclutare. Ecco qua. Quel martello è davvero impressionante. Posso averlo? Vi prego, datemi quel martello. Ok. Wow, fantastico. Questo martello mi potrebbe servire. Grazie. Mi metto subito al lavoro sulla vostra arma. Ecco, e adesso possiamo portarlo a livello 10. Tanta roba, eh? E guardate quanto costa, tra l'altro, portare le armi a livello 10. Allora, per ora portiamo le armi soltanto a loro due. Potrei portarle anche a Zweig, in realtà. Che tra l'altro è rimasto nel party, non così, a caso, totalmente a caso. Credo che almeno al 5 gliele potrei portare, effettivamente. Ci sta. Ci sta. Portato al 6. Vabbè, facciamo anche Sializ al 6, che sennò così offende. Ok. Sapevo che avrei potuto fare delle armi migliori con questo attrezzo. Mi sento al settimo cielo. Finora ero capace solo di forgiare chiodi, lamine o altre robe del genere. Venire con voi? Oh, l'esercito di un principe. Potrei affilare tutte le armi che voglio. Sarebbe bellissimo. Ma che dico al mio padrone? Ehi, Dongo, vieni qua. Scemo di un fabbro, ci diamo delle arie, eh? Torna a forgiare i chiodi. Come avete detto, padrone? Oh sì, avete ragione. Questa spada potrebbe davvero impalare qualcuno. Non vi sentivo prima, ma avete ragione. Le armi hanno la massima priorità, soprattutto quelle che impalano. Idiota. Ai, padrone, la violenza è sbagliata. Ma stai zitto, così impari a dire sciocchezze, scemo di un fabbro. Ti servono almeno altri 100 anni prima di poter anche solo pensare di dedicarti alle armi. Ah, vi prego, perdonatemi. Già, sapevo che non avrebbe funzionato. Mi spiace. Oddio, mi ricordavo che lui si reclutava. Ah, mi ricordavo male allora. Vabbè, raga, d'altronde è da un po' che non ci gioco. Allora, unisci i pezzi che qua avevo. Ecco qua, la runa d'acciaio, che non mi ricordo cosa facesse. Non ne abbiamo altre, giusto? Scusa, ma cosa mi ha creato con... effetto acciaio, danni... Ah, vabbè. Non mi interessa. Allora, qui dovrebbe esserci un altro da reclutare. Eri tu? No. Eccola, umani? Non se ne vedono molti da queste parti. Eh? Che sto facendo? Scavo dei fori di ventilazione. Bisogna fare molta attenzione con la ventilazione. Quando si vive sottoterra, l'aria stagna in fretta. I nostri maschi non ci pensano neanche all'aria. Pensano solo a scavare come ossessi, senza badare alle conseguenze. Perciò non faccio altro che andare in giro a scavare continuamente fuori di ventilazione. Sono Zunda, comunque. Cosa? E cosa puoi mai volere tu da un... E cosa puoi mai volere da me tu, un ragazzo umano? Eh? Unirmi a voi? E perché mai dovrei unirmi a voi? Wow, capisco, quindi tu sei il principe. Questa storia di unirmi a voi però non mi convince tanto. Ah, ecco, mi mostreresti una di quelle finestre, o come le chiamate voi, che usate come fori di ventilazione? Mi piacerebbe vederne una. Cosa? Vuoi sapere perché? C'è solo un modo per scavare dei fori di ventilazione. Li facciamo tutti uguali da tanto, tanto tempo. Una noia. Come puoi immaginare, è molto poco stimolante. Ho bisogno di fare qualcosa di nuovo, mi capisci? Insomma, diciamo che per me sarebbe una gran cosa riuscire a vedere una delle vostre finestre. Non parlo della finestra di una casa fatta di legno e di pietra. Quel tipo di finestra non mi insegnerebbe niente. Allora, che mi dici? Mi mostrerai una finestra? Se prometti di mostrarmene una, mi unirò a voi. D'accordo. Benissimo, andiamo. Mostrami la finestra. Ok, e lei è entrata nel party. Perfetto.
usciamo, perché lei comunque dobbiamo portarla in un luogo specifico, perché lei ha detto non voglio vedere una finestra qualsiasi. Sì, dobbiamo portarla in un posto specifico. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente riprendere Takamu nel party, in questo caso. Sì, Luserina, però mi devi fare cambiare. Sì, esatto. Allora, mi serve nell'entourage, mi serve Takamu. Yes. E, ok, penso che per il momento va bene così. Dovrei portarmi anche Vivi. Dovrei portarmi anche Vivi nel party. Ora che ci penso. Anzi, faccio anche una bella cosa. Nel party ci mettiamo anche... Ah, ma allora l'hai già reclutata. Ah, ecco, vedi, allora loro non l'hanno fatto il coso dell'amicizia, ma sono già reclutati. Oddio. Ecco, Zerase. Richiedi la mia presenza, principe? Madonna, lei è fortissima. Magia 315. È una macchina da guerra. E devo portarmi anche Vicky. No, ops. Sì. Vicky la dovevamo portare per un motivo ben, ben preciso. Però tempo al tempo, tempo al tempo. Oggi vi ripeto, recluteremo. Oggi andremo a reclutare. Ok, dove desideri andare? Al villaggio di Hod. Ok, perché stiamo andando al villaggio di Hod? Perché dobbiamo andare dall'oracolo. Aspetta, qui c'è... Oddio, vediamo se possiamo comprare... ma credo che qui non ci siano, vero? Oro e argento, oro e argento... No, vabbè. Sì, ragazzi, perché in realtà mi servirebbe un dipinto. Che non so dove si droppa. Mi servirebbe anche un dipinto per reclutare l'estimatore che si trova qui a Hod. Vabbè, vediamo se lo trovo ammazzando qualcuno nel frattempo. Ci vediamo tra poco. Eccoci qui, siamo arrivati al conclave dell'oracolo e ora dovrei... dov'è che lei guardava le finestre? Ora non, ecco, tipo qua forse? Ecco, forse qua? Eccola, questa è una finestra? Wow, quindi questa è una finestra. Capisco, quindi è così che le fanno gli umani. C'è parecchio da imparare. Il mio animo di artigiana del popolo dei nani arde per la prima volta dopo tanto tempo. Grazie. Oh sì, lo so che è quello che vuoi, che mantenga la mia promessa. D'accordo, mi unirò a voi. Ottimo. E ora Zunda se ne può andare. Non posso lasciare il mio lavoro incompiuto, quindi dovrò tornare prima a casa. Appena avrò finito, andrò direttamente al tuo castello. Perfetto. Yes. Cosa? Solo gli elfi possono attraversare questa foresta? Stai scherzando. Posso attraversarla quando voglio, scavando un tunnel sottoterra, ti pare? Come potrei mai perdermi in una foresta? Sì, fondamentalmente i nani hanno una soluzione a tutto, scavando. La loro soluzione è scavare, quindi va bene così. Ok, possiamo andare via. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Ancora non è il momento di Sato, non vi preoccupate, lui sarà uno che si unirà per trama e di conseguenza, unendomi con Sato, mi unirò anche poi con l'altro elfo, quindi non è un problema. Adesso dobbiamo tornare indietro. Dovrei trovare sto dipinto che non so dove dropparlo. Ok, siamo andati a Raftfleet perché qui adesso dobbiamo innanzitutto controllare se il sale finalmente è salito. Altezza, è consapevole che il prezzo del sale sta salendo alle stelle? Il sale è un bene di primissima necessità. Più diventa caro e peggio vive il suo popolo. Come farà a farne scendere il prezzo, Altezza? Pare che il prezzo del sale sia salito alle stelle. E qui adesso noi possiamo vendere... 2, 3,
Ok. Oh, altezza! Grazie, mettendo in vendita tutto quel sale ne ha ridotto il prezzo. Mi devo complimentare con lei per il modo egregio con cui ha assolto ai suoi doveri di principe. Per la prima volta dopo tanti anni mi ha fatto venire voglia di tornare a fare il mercante. Come segno della mia stima, sarei lieto di farle un piccolo favore, altezza. Abbiamo avuto un grandissimo culo. Devo prepararmi ad aprire un negozio nel castello di sua altezza. Oh cielo, avrò un milione di cose da fare. Oh oh oh. Ecco, sì, abbiamo avuto un bel culo qua a trovare il sale che è ovviamente salito alle stelle. Va bene, qui possiamo andare via. E dobbiamo andare adesso alla locanda. Poi vediamo se il dialogo cambia. No, tu ancora purtroppo sei off limits. Ecco qua, andiamo alla locanda. E dovremmo trovare due vecchie conoscenze. Eccoli là. Salve mio principe, da quanto tempo? Ho saputo delle sue gesta, ha demolito la fortezza dell'odio e ha salvato Lord Lake. Pensavo che lei non fosse altro che una figura di paglia, ma ha dimostrato a tutti che sa il fatto suo. Ha dimostrato di saperci fare, durante lo scontro con la flotta di pattuglia prima della grande battaglia. Non so se deve ringraziare se stesso o l'abilità del suo generale. Principe, Miller non è certo famoso perché è prodigo di complimenti. Sono molto colpito. Dovrebbe essere molto fiero. Ah, le chiedo scusa, forse parlo troppo. Possiamo fare qualcosa per lei? Ecco qui. Non mi dica, vuole assoldare la brigata dei mercenari Lindwurm? Che ne pensi, Müller? Non vedo perché dovremmo rifiutare. Hai ragione, quindi accetti. Ci sono anche delle belle ragazze, io ci sto. Allora, siamo d'accordo, principe. L'unità di Willem, della brigata di mercenari Lindwurm, è al suo servizio. Non si preoccupi della nostra paga, altezza, e pensi piuttosto a vincere. Darebbe alla nostra unità un grande prestigio e ci permetterebbe di spuntare in futuro dei contratti favolosi. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Allora, avrebbero potuto anche rifiutare, in realtà. Prenderemo i nostri uomini e ci dirigeremo al suo castello. Andiamo, Müller. Va bene. Allora, qui diciamo che il tasso in realtà di successo aumenta in base anche alle femmine che abbiamo nel party. Io infatti ho messo comunque Zerase, che può essere stronza quanto vuoi, ma è tanta roba. E Vicky. Vicky è quella più importante perché diciamo che al tizio coi capelli rosa piacciono quelle un po' più ragazzine. Mettiamola così. Quindi il tasso di successo è aumentato anche grazie a Vicky. Rezzo ancora no. Rezzo ancora impossibile da reclutare. Dobbiamo aspettare un altro po'. Allora, dopo di questi. Allora, avremmo potuto reclutarli anche dopo, in realtà. Però averli reclutati già adesso è un grandissimo colpaccio. È davvero un grandissimo colpaccio. Non so se c'era qualcun altro che possiamo reclutare. Aspetta, forse. Sì, aspetta, forse ce n'erano due. Perché stavo pensando alla locanda. E quindi adesso potremmo avere anche noi la locanda al castello e non spendere più soldi. Quindi sì, dobbiamo andare a come si chiama quel posto? Yashuna. Al villaggio di Yashuna. Ok, sì, mi spunta. Madonna, meno male. E arrivare fino alla piedi sarebbe stato un problema. E anche qui incontreremo delle vecchie amicizie. Dov'era la locanda però? Quella era quella tricolore. Noi invece... Eccolo! Vostra Altezza, il principe! È un piacere rivedervi. A proposito di quell'incidente, non so cosa dire ma deve essere stato molto duro per voi. Però ho sentito parlare delle vostre successive imprese, davvero notevoli. Cosa ti porta qui? È una lunga storia. A Stormfist la maggior parte della gente è dalla parte di Lord Godwin. Non c'è da sorprendersi, dato che le uniche informazioni disponibili passano dalle fonti ufficiali di Godwin. La situazione è molto difficile per Marina, dato che lei conosce la verità. Di conseguenza, i proprietari della locanda le hanno suggerito di trasferirsi, almeno per ora. Io l'ho accompagnata in qualità di sua guardia del corpo. Principe, grazie per l'onore che mi fate. Ma non so come la prenderebbe Marina. Vorrei rimanere al suo fianco.
Marina cerca un lavoro in questo villaggio. Abbiamo abbastanza denaro per cavarcela per qualche tempo, ma lei vuole per forza trovare un lavoro. E ora dovrei trovare qua Marina, se non sbaglio. Dovrebbe essere qui dentro. Eccola. Ma come può farmi una cosa del genere? Dovevo iniziare a lavorare e ora mi dici che il posto non c'è più. Mi dispiace molto, ma non posso farci niente. Sono tempi difficili anche perché ci sono dei problemi con le sorgenti di acqua calda. Forse dovremmo perfino chiudere la locanda. Non possiamo permetterci di assumere altro personale per ora. Beh, d'accordo, ma... Non rattristatevi, signorina. Siete giovane, in gambe e piena di spirito. Troverete senz'altro un posto. Oh, principe, è un piacere vedervi. Beh, mi dispiace. Se non avessi fatto la scemenza del genere, se Belcut avesse vinto, la regina e Feride non avrebbero mai dovuto patire una sorte tanto triste. Questo non è vero. Il risultato finale sarebbe stato lo stesso comunque. Infatti, io e i proprietari della locanda saremmo potuti essere uccisi. Belcut, avevano un piano che sarebbe andato in porto indipendentemente dalle nostre azioni. Non devi prenderla come una colpa personale, Marina. Ma io... Eh? Volete dire al castello del principe? Cielo, non potrei mai, non me lo merito. Belcut, se è così che desideri, sono dalla tua parte. Belcut, grazie. Principe, non so se posso esservi di qualche aiuto, ma farò del mio meglio. E adesso abbiamo la locanda anche nel nostro castello. Bene, allora verrò con Marina. Altezza, volevo ripagarvi per la vostra gentilezza sin dall'incidente a Stormfist. Non sarei mai riuscito a salvare Marina senza il vostro aiuto. Vorrei mettere al vostro servizio le mie abilità, Principe Joe. Bene. D'accordo, verremo al castello non appena saremo pronti. Belcut, andiamo. Certo. Bene, principe. Ci vediamo presto. Ok, a questo punto noi dovremmo andare anche, se non sbaglio... Non mi ricordo se era questa la locanda o se era l'altra, dove praticamente... Ah sì, vabbè, qua dobbiamo andare al villaggio dei castori, vabbè, ora ci andiamo. No, mi sa che era l'altra la locanda. Oddio, non mi ricordo qual era, se era questa o l'altra, forse era l'altra. Nope. Allora, qui dovrebbe trovarsi un oggetto. Io sono originario di Lordlake, ma dopo la rivolta ho deciso di trasferirmi. No, dovrei trovare in una delle case il libro strano, si chiama il libro strano, una roba del genere. Se non mi ricordo male era qua, Yashuna, come si chiama. Dovrebbe essere qua, se non mi ricordo male. Allora, qui c'è tutto il negozio. Allora, ritorno tra poco. Ecco. È la locanda quella dove c'è il castoro. Cosa? Vedete, uomo misterioso, da dove sono venuti? Calma, questa potrebbe essere un'occasione d'oro. Che vuoi, o meglio, che vuoi da me? Eh? Oh cielo, che cosa atroce. Scusami, vedi, il fatto è che io non sono un veggente itinerante. È terribile quello che il destino ha in serbo per te, non hai alcuna speranza. Fammi vedere meglio quello che ti riserva il futuro. Vieni, da questa parte, non voglio soldi, non temere. Cominciamo. Che destino orribile. È sotto tutti i punti di vista. Non so manco da dove iniziare. Dimmelo tu, da cosa iniziare? Oh cielo, vuoi sapere come te la caverai in guerra? Che sei, una specie di mercenario? Ah, così proprio non va. Non ho mai visto nessuno condannato a un destino peggiore in battaglia.
In ogni battaglia che conoscerai, le frecce ti troveranno. Quando sarai nell'una magica, essa esploderà. Come fai a essere ancora vivo? Potresti morire da un momento all'altro, oggi o al massimo domani. Sei circondato da donne forti, vero? Temo però che nessuna di loro si innamorerà mai di te. Saranno anzi per te un vero e proprio muro. Un muro che ti impedirà di incontrare mai una donna che possa veramente amarti. Il tuo destino è di morire da solo, senza mai avere conosciuto il vero amore. Oh cielo, vedo che hai trattato come una pezza da piedi un tuo amico molto ricco. Così si va in miseria, sai? Quando hai girato le spalle al tuo amico, hai girato le spalle anche al denaro. Il tuo portamonete è come un secchio bucato, guadagni un sacco di soldi ma ne spendi un sacco e mezzo. Aspettati di essere indebitato fino al collo per tutta la vita. Oh cielo, più guardo e più cupo il destino che vedo in serbo per te. Ehi, non mi guardare in quel modo, ci sono dei modi per allontanare la sfortuna, sai? Eccolo là. Che ne dici di questo? Non è un libro stupefacente? Questo libro è tutto quello che ti serve per cambiare la tua fortuna, e men che non si dica. Questo libro ti porterà tanta fortuna, poco ma sicuro. Ecco, tieni, prendilo, è tuo. Non lo faccio per soldi, mi piace aiutare il prossimo. Eccolo qua. Porta questo libro con te dovunque andrai. Se lo farai, la fortuna sarà sempre dalla tua parte. Adoro aiutare gli altri, che sensazione meravigliosa. Ok. E ora abbiamo ottenuto effettivamente il libro misterioso. Questo libro, se vi ricordate bene, lo stava cercando qualcuno. L'abbiamo incontrato a Rainwall, se ci fate caso. Tu non ti reclutavi ora, vero? No, tu niente, tu ancora sei... Niente, tu sei ancora per i cazzi tuoi. Va bene. Vi ricordate che c'era qualcuno che cercava questo libro? Adesso noi intanto ce l'abbiamo. Avremo modo di consegnarglielo, ma non per ora, perché ovviamente ancora è presto. E tra l'altro non potremo tornare a Rainwall. Vi ricordate cosa disse il vecchio, no? Tornerò ogni giorno per vedere se qualcuno avrà con sé questo libro. Purtroppo noi ancora non possiamo tornare, quindi dovremo depositarlo. Infatti, torniamo indietro. Ok, andiamo a depositarlo. Allora, oggetti, dovrebbe trovarsi... Eccolo qua, libro strano. Sì. Olè. Ora, una volta che noi abbiamo depositato questo libro, verremo avvertiti, man mano che noi andremo avanti con la storia, da Chuck... che non lo vuole più sto libro. Cioè, per lui ha qualcosa di brutto sto libro e quindi non lo vuole. Quindi a questo punto poi noi dovremo ritornare nella stessa stanza della locanda in cui siamo stati adesso e dovremo ritornare il libro. Cioè, lo dovremo ritornare questo libro. E poi finalmente potremo reclutare Alzared, che era il vecchio appunto che abbiamo trovato una fa. Però per il momento dobbiamo andare avanti, quindi non vi preoccupate. Adesso cosa che dovrei fare? Ah, c'era forse qualcun altro che potevamo reclutare, se non mi ricordo male. Ah, forse l'amico. Aspetta, vediamo se si poteva fare già adesso. Togliamo Zweig. E toglierei anche Sayalitz per il momento. E mettiamo Lun. Perché a Raftfleet ora dovrebbe essere tornato un suo amico, in realtà. Se non mi ricordo male dovrebbe essere tornato, sì, un suo amico. Quindi va bene, per ora facciamo così. Allora, andiamo a Raftfleet. Vi sto facendo vedere tutti i reclutamenti possibili da fare in questo momento. Mi servirebbe quel dipinto, mannaggia. Devo trovare quel dipinto e non so dove trovarlo. Sì che tanto lo potremmo reclutare anche dopo in realtà, però. Ok. Eccolo qua. Ma come ti salta in testa di spostarti? Mi sono persa grazie a te.
Idiota, è Raftofilt che si sposta quando succede qualcosa. Non me ne importa niente, ma cosa ti fa pensare che ti puoi spostare così senza chiedermi il permesso? E come faccio a chiederti il permesso se te ne vai a pescare senza manco dire dove vai? E io che ne so, arrivaci da solo. Ehi, ti dispiace che se gli do una botta su quella testa di legno? Meglio di no, ti ricambierebbe pan per focaccia, più gli interessi. Pare che sia tornata da Subala. Il tuo fidanzato? Ma sei pazzo? Subala è una ragazza. Lo so che non si direbbe a guardarla, eppure è così. Diciamo che siamo amiche d'infanzia, o meglio, conoscenze d'infanzia. Quella ragazza è un vero tormento, non fa che criticare ed è suscettibile come pochi. Vabbè, è un piccolo peperino, ah, mettiamola così. Ecco qua, parliamoci. Lun? Finalmente ti degni di tornare a casa, e che fai? Ti porti dietro un ragazzo. E che ragazzo affascinante poi. Guardate la faccia. Che ci fai mai con una tipo rozza come te? Ma senti chi parla. Comunque sia, chi è questo ragazzo? Da dove viene? Non lo sai? È il principe Gio... Il principe? Sai, ora che me lo dici... Sì, è... Lun, che ci fai tu insieme al principe? Sto combattendo al suo fianco nell'esercito di Avalanche. Davvero? Sei nell'esercito del principe, lo stesso esercito che ha respinto la foto di quell'idiota di Baram? Nazione, perché sei sempre così fortunata? Eh? Che c'è? Unirti a noi, forse? No, idiota, perché mai dovrei volere unirmi a voi? Non esagerare, se vuoi unirti a noi ti basta parlare e poi vediamo. Giusta altezza? Davvero? Ma non è che mi vada tanto a dire il vero, però se proprio me lo chiede... Ecco, ci sono, una gara di pesca. Facciamo una gara di pesca, se vince il principe mi unirò a voi. Ehi, aspetta un attimo. Perché sei così testarda? E poi perché proprio una gara di pesca? Mi spieghi un po' che diamine c'entra? Taci, sono una pescatrice di Raftofleet e quando dico una cosa quella è... Quella è vero, ma tu sei una pescatrice, quanto può essere equa una guerra del genere? Vero? Conosco questo fiume e i suoi pesci come il palmo della mia mano. Allora, facciamo questa gara al castello del principe. Là non ho mai pescato, sarà una gara equa. Eccala. Perfetto, questo posto sembra perfetto. Cominciamo. Forza principe, diamoci sotto. Ecco, spiegazione della pesca. Come funziona? Controlla la barca e con la levetta analogica sinistra lancia l'esca con il tasto X. Con la levetta analogica sinistra sposta sopra un pesce l'icona blu sull'acqua. Quando diventa rossa tocca a te. Premi rapidamente il pulsante X per far scendere l'indicatore. Quando arriva a zero puoi catturare il pesce. Premi il tasto triangolo per mettere via la canna e muovere di nuovo la barca. Forza principe, ok. Allora, qui in realtà si dovrebbero ottenere... Sei pronto, principe? Scopo, ottieni il massimo totale per dimensioni per vincere. Allora. Sì, ma... Ma come... Ma non si muove la barca? Ecco qua. Ah, ecco, ora si muove giusta la barca. Vaso, ecco. Madonna, se trovassi il dipinto sarebbe epico. È brutto perché si muove così. Devo fare praticamente dei salti mortali per prendere sti pesci. Vaso. Altro vaso. Sarebbe figo, ripeto, se trovassi il dipinto, ma non credo che qua si possa trovare dipinto. Scarponi, bello. Molto, molto bello. Ok, io sono a 150 intanto per ora, quindi sto vincendo.
scarponi. Altri scarponi. Allora, diciamo che intanto non è andata male. Ho preso quel 150 subito e mi è andata piuttosto bene, oserei dire. Niente, scarponi. Ah, qua ne sta arrivando un altro. Dannazione. Oh, un altro pesce, incredibile. Sembrava impossibile. Vaso. Peccato che non debba portare un vaso. Scarponi. Ecco qua, siamo abbondantemente in vantaggio. Siamo a 236 addirittura. Perché è il totale che noi dobbiamo fare. No, ce l'avevo. No, se n'è andato. Scarponi. Oh, eccolo qua un altro. Io vedi, vado già ad anticipo. Oh, niente, scarponi. Niente, abbiamo finito. Vabbè, stracciato. Mi hai dato una bella batosta. Ok, questo è un minigioco che comunque c'è all'interno all'interno del gioco. Non ci posso credere, ha vinto lei. Vabbè, manterrò la mia promessa. Se vuole, mi dirò a voi. Valgo quanto 100 uomini. Vedrà, ci conti. A posto. Ok, anche questa l'abbiamo presa. Non mi ricordo se c'era qualcosa. Vediamo se c'avevo qualche suggerimento con le lettere, perché delle volte mi danno i suggerimenti. Casella dei commenti da Boz. La famiglia Athelbald da Luserina. Casella dei commenti? Lucrezia. La lettera del lurido demone. La famiglia Athelbald. Le mappe di un secolo fa mostrano che Stormfist e la base navale di Asheville erano degli Athelbald. Devi inviare l'esatta copia di questa lettera a 27 persone entro 27 giorni. Se non lo fai sarai un lurido demone. Beh, interessante. Chissà cosa posso scriverci. Sono sicuro di aver sentito che mia bisnonna discende da quella famiglia. Questo significa che Egbert è mio parente alla lontana. Ah, ho capito. Se scrivo qualcosa in questa casella, Sua Altezza mi leggerà. Sai, è difficile parlare a un principe faccia a faccia. Penso che tu te ne renda conto. È bello da parte tua aver organizzato tutto questo per noi. Grazie, Sua Altezza. Ah, che caruccio. Ok, non mi ricordo se c'era qualcun altro effettivamente da reclutare adesso, perché abbiamo ottenuto i vasi che non mi servono praticamente a niente. Allora, io in realtà i sette finestre li dovrei dare adesso alla nana, che non so però dove sia, quindi dovrei cercare, ma penso che sia sotto, credo, perché adesso lei prende praticamente i sette finestra. E nel frattempo qui ora dovrebbero iniziare anche a spuntare i negozi piano piano, man mano che ovviamente andiamo avanti. Ecco, vedete, qui abbiamo lo scambio, qui abbiamo il negozio oggetti, però non so dove si trovano gli altri. Vabbè, saranno in giro per il castello, torno subito. Ok ragazzi, ho trovato il dipinto e se non sapete dove prenderlo, vi consiglio il luogo giusto, eccolo qua. Vi consiglio il luogo giusto, ovvero il ponte girevole. Basta che ammazzate i nemici all'interno del ponte girevole, i grandi robottoni, loro droppano i dipinti. Quindi sono andato a cercarlo su internet perché non lo ricordavo sinceramente. Quindi mi sono risparmiato un po' di fatica. Ora qui ragazzi è tutto RNG. Perché praticamente noi con questo dipinto nell'inventario dovremmo triggerare dovremmo triggerare un dialogo con Bastan, ma non è detto che si triggeri, quindi ragazzi sarà, non lo so, probabilmente farò un paio di tentativi e vedremo. Oh, un attimo, ma è davvero quello che penso io? Oddio, l'ho fatto a primo colpo? È un dipinto Ivanov.
tutto quello che ho fatto finora è un affronto alla vera arte. Sono proprio un essere spregevole. Grazie, grazie. Non avrei mai dovuto svendere il mio mestiere di stimatore d'arte. Lo capisco solo adesso, grazie a voi. Non mi interessa più niente degli pseudoartisti e degli imitatori di questa città. D'ora in poi voglio lavorare per voi. Posso unirmi a voi, vi prego. Che culo. Datemi il tempo di buttare via tutto questo ciarpame e di chiudere il negozio. Vi raggiungo non appena ho finito. Ci vediamo presto. Ok. Ok. E abbiamo ottenuto Bastan. Ottimo. Va benissimo. Va benissimo così. Ci sarebbe ancora qualcuno da reclutare in realtà. Perché sì, potremmo ancora reclutare qualcuno. Ma credo che abbiamo registrato tanto. Eh sì, quasi un'oretta di reclutamento abbiamo fatto, eh. Non è poco, non è affatto poco. Però voglio provare a fare quest'ultimo reclutamento. E lo voglio provare a fare adesso. Vediamo se ci riusciamo. Se ci riusciamo, è figo. Più che altro perché sto perdendo tempo in modo tale che Chuck mi dia di nuovo il libro maledetto, chiamiamolo così. Perché prima o poi lui dovrebbe dirmi appunto: ah, questo libro non lo voglio più, portatevelo, eccetera eccetera. Vediamo se me lo dice così. Ah, ecco, questo è quel libro che l'ho ottenuto prima. Brilla nel buio della notte. Devo ammettere che mi fa venire i brividi. Non so da chi l'ha avuto, ma so che dovrebbe restituirlo. Ecco, perfetto. Abbiamo ricevuto lo strano libro. Oh, mi sta andando tutto di lusso sta run. Pazzesco. Mi sta andando veramente tutto di lusso. A questo punto allora, sì, andiamo nuovamente al villaggio di Yashuna. Cioè dobbiamo ritornare praticamente dallo stesso tizio che ci ha fatto tutta, diciamo, tutta la fregatura per darci sto libro. Quindi torniamo indietro. Oh madonna, con Bastan vi giuro, io mi ricordo che per reclutarlo delle volte ci sono stato veramente giorni, perché ogni volta triggerava il dialogo della vendita o comunque delle, diciamo, dell'estimazione. Mi scusi signore, questa stanza è già occupata da un cliente. Come il veggente che ha alloggiato la nostra locanda? Il veggente non è qui al momento, aveva bisogno di qualcosa? Volevo solo restituirgli un libro. D'accordo, lo lasci pure a me allora. Ok. Ma che era spettrale che ha questo libro? In ogni caso sarà mia cura restituirlo al veggente. Ok. Ora, una volta fatto questo, noi possiamo andare via. E adesso dobbiamo andare da un'altra parte. E più precisamente dobbiamo andare ad Estrise. Quindi, almeno male che abbiamo il teleport, ragazzi, perché senza teleport io non sarei andato da nessuna parte, vi giuro. Questi reclutamenti dove devi fare avanti e indietro senza teleport, orribili. Allora, io vorrei comprare anche una runa, se ce l'avete, è buona. Vabbè, sì. Qui una runa decente non ce l'abbiamo. Perché volevo dare una runa buona al prossimo personaggio che andremo a reclutare. Però, vabbè, vuol dire che la compreremo altrove. Non possiamo fare altrimenti. Allora, oggetti importanti, specchio lampeggiante. E andiamo adesso ad Estrise. Ma ovviamente lo sto facendo perché così noi ottimizziamo i tempi, eh. Tutte queste cose si potevano fare anche diversamente, ma io, sapendo ovviamente quello che faccio, perché me le ricordo determinate cose, le sto facendo tutte in una volta. Ah, nella locanda. Ok, qui non è. Ah, eccolo, è apparso. Ben ritrovato, giovanotto. Ti è capitato qualche libro insolito dall'ultima volta? Sì. Esattamente, dobbiamo fare questa domanda, questa risposta. Cosa? Parla, dimmi tutto. Wow. Sì, ci siamo. Il tomo di Erkanos, il libro maledetto che cerco da così tanto tempo. Proprio come descritto nella bibliografia magica. Chi lo possiede muore in modo violento e improvviso. Non c'è tempo da perdere, al villaggio di Yashuna. Ok, e da questo momento praticamente noi dobbiamo tecnicamente adesso livellare un pochettino Alzared. Perché ci sarà tutta una setta di pseudo side quest che dovremo fare. È stato risveglio dopo i primi tre turni.
Bella la sfera di sveglio. Ah, peccato che però io vorrei proprio le rune. Anche perché Alzared è scarsissimo. Ah, inoltre nella locanda troverete, in questo, ora non c'è perché l'ho già fatto, in realtà mi sono dimenticato di registrarlo, troverete una ragazza che vi offrirà di giocare a carte. Giocate, vincete, perdete, è la stessa cosa. Dopo che avrete completato la partita, uscirà e se ne andrà. Però noi la recupereremo poi, non vi preoccupate. Anche perché quella è una battaglia scriptata, se non ricordo male, dove lei appunto ci imbroglia. Quindi non possiamo fare altrimenti. E allora, vado a cercare una runa per il nostro amichetto. Lo livello un po', gli livello anche le armi e ci vediamo tra poco. Ok, siamo al villaggio di Yashuna. Ho livellato un pochettino il nostro personaggio, ma niente di che. E questo cos'è? Vabbè. Che aspettano me, che gioia. Wow, sì, non ci sono dubbi. È l'offerta del fato avverso. Risucchia la forza vitale di chi lo apre fino ad ucciderlo. È il libro della condanna. Cosa? Giovanotto, ho bisogno della tua forza. Esatto, boss fight. Eh sì, ragazzi, boss fight addirittura. Effettivamente qua mi serviva qualcuno che potesse curare. Speriamo di farcela. Penso di sì. Here we go. Prince. Madonna mia, quanto gli ha tolto. Ah, mi sembrava strano, non facesse nulla. Oddio. Here we go. La cosa importante, ok, morto. La cosa importante è che il vecchio non morisse. Però ce l'abbiamo fatto. Così può salire qualche livello. Questa è la vera forma maledetta, nascosta nel libro della condanna. Che mi è successo? Il potere del libro della condanna ti ha portato a un passo dalla morte. Ecco cosa è successo. Il libro della condanna? Cosa? Oh, guardate chi c'è. Vabbè, ormai la frittata è fatta. L'identità segreta del veggente misterioso è stata infine rivelata. Sono io, Euron Barrows. Ho trovato quel libro nella collezione di mio padre. Ho pensato che un libro maledetto sarebbe stato il modo migliore per vendicarmi di te. Ma perché a te non è successo niente mentre io sono stato colpito dalla maledizione? Solo chi apre il libro cade vittima della maledizione. Stai scherzando? No. Oh, questo spiega tutto. Pareva che non funzionasse, perciò ho pensato bene di dare un'occhiata più da vicino. Ed è stata la mia rovina. Maledizione. Eh già, signore? Sta bene, signore? Certo che non sto bene. Ma non finisce qui, mi vendicherò anche di questo dolore. Eh già. Ma che storia è questa? Comunque sia, senza il tuo aiuto non sarei mai riuscito a recuperare il libro della condanna. Ti ringrazio di vero cuore. Unirmi a voi? Cielo, quindi lei è il principe di Falena ed il generale dell'esercito di Avalanche. Molto bene, viaggiamo insieme allora. Mi piacerebbe continuare a trovare vecchi libri nel territorio di Falena, dopo tutto. Ecco, e se non sbaglio a lui adesso possiamo dare tutti i libri antichi.
Ecco, prendi questa sfera. Non accetto, non rifiuto. I libri sono l'unica cosa che cerco, non mi interessano gli oggetti maledetti. Sfera della condanna. Che non mi ricordo neanche cos'era, tra l'altro. Se era tra un oggetto importante. Ah, magia nera dalla runa del castigo. Ottimo. Ok. Detto questo, ci sarebbe ancora un altro da reclutare in realtà. Però. Eh sì, ragazzi, oggi stiamo facendo una puntata molto lunga. Però sono tutti reclutamenti, quindi questa è una parte importantissima del gioco. Reclutare tutti i personaggi è una cosa fondamentale e ci tengo a farveli vedere come Dio comanda, perché altrimenti non sarebbe una vera guida, ovviamente, sarebbe una cosa fatta a caso. Quindi, allora, vado dove devo andare e vi spiego tutto. Allora, uscendo dal castello, in questo caso, dal ponte principale, se si scende a sud si arriverà in una zona chiamata, a parte ovviamente il villaggio dei castori che non mi interessa, ci sarà un'altra zona più a sud che è praticamente la vallata della cascata, una roba del genere, ecco, bacino della cascata. Ok, ora qui possiamo entrare e trovare un personaggio. Un personaggio che inizialmente non vuole essere reclutato, ma fortunatamente, avendo reclutato i due mercenari, quindi Müller e Willem, là come si chiamano, avrà la possibilità di essere reclutato. Quindi per prima cosa andiamo a cercare questo personaggio e poi ne parliamo. E si trova alla fine del dungeon. Eccolo lì, il nostro amichetto. Spadaccino, eh? Ci conosciamo? Oh, ora ricordo, voi siete il principe. Vi ho visto alla cerimonia di apertura dei giochi sacri. C'ero anch'io, però ho perso il primo turno. Prima dell'incontro una ragazza mi ha dato dei dolcetti. Dopo essermeli mangiati il mio corpo si è intorpidito del tutto. Non riuscivo a stare in piedi. Ah, mi chiamo Richard e appartengo alla brigata dei mercenari di Lindworm. Ecco qua. Beh, sono stato eliminato dai giochi sacri in una maniera tanto umiliante che Müller mi è imbufalito davvero. Mi ha detto di andare a trovare un monte e delle cascate per rafforzarmi e diventare un vero uomo. Per ora devo restare qua, scusate. Ecco qua, vedete? E adesso abbiamo praticamente capito che lui faceva parte dell'esercito appunto di mercenari. Quindi torniamo indietro adesso. Usciamo dal bacino della cascata. Ritorniamo al castello e andiamo a parlare adesso con i nostri membri dei mercenari, no? Dato che noi comunque li abbiamo, perché appunto li abbiamo reclutati fortunatamente, quindi questo diciamo è un passaggio in meno che stiamo facendo adesso, perché sennò avrei dovuto aspettare di reclutarli e poi avrei potuto ottenere lo spadaccino. Hanno sbagliato strada, porca miseria, ogni volta sbaglio le strade qui, mi confondo troppo. Sì, perché devo andare praticamente alla locanda che si trova però da questo lato, quindi scendiamo di qua. Sì, ragazzi, perché voi dovete imparare anche dove si trovano i personaggi per parlarci. È un casino. È veramente un casino. E loro si trovano qua. Quindi, parliamo con Müller. Eh? Richard, ho sentito che sei andato in mezzo a non so quali monti. Cosa? Si stava allenando sotto una cascata? Che fesso. Se lo vedete, ditegli di darsi una mossa e di tornare subito a casa. Ok. Ehi, ci sono anche più fanciulle qui che a Rainwall. Sei davvero astuto, principe. Ok. Ovviamente se avessimo avuto loro nel party non sarebbe cambiato nulla, perché loro devono stare fuori dal party. Quindi ora dobbiamo ritornare di nuovo da Richard e dirgli di venire con noi, semplicemente. Ok, eccoci arrivati. Cosa?
Müller mi rivuole? E allora vengo subito. Müller sta nel vostro castello, giusto? Posso venirci anch'io? Per favore. Ottimo. Vengo subito. Eccolo là. E abbiamo preso anche Richard. Ok, vediamo se adesso l'abilità era fune di fuga. No. Ok, devo rifarmi tutta la strada da solo a piedi. Porca miseria. Non ne ho io fune di fuga, vero? Non ne avete nessuno neanche voi, vero? Va bene. Niente, ci facciamo la strada a piedi e ci rivediamo al castello. Ok, siamo tornati al castello. Per questa puntata è tutto, anche perché c'è ancora un reclutamento da fare, ma per farlo devo alzare il livello del vecchietto praticamente quanto quello del protagonista. Quindi Alzred deve aumentare ancora di livello, per cui lo devo livellare come Dio comanda. E poi nella prossima puntata, quando lo avrò livellato, faremo l'ultimo reclutamento della lista e poi andremo avanti con la storia. Quindi, per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e alla prossima. Bye bye!